Ciao Edo, buongiorno. Qui ti aspettavano come la venuta del Signore, Gimbo. Sì, ciao, va bene. No, perché l'ultima volta che ci siamo sentiti non eravamo in questa posizione di classifica, parlavamo di tafazzismo, di certi tifosi del Milan, eccetera. Adesso finalmente, Gimbo, siamo primi in classifica. Sì, non cambia nulla, è esattamente come prima, bisogna ragionare come diciamo da 2 anni, partita per partita, non deprimendosi in maniera eccessiva quando le cose non girano bene e non esaltandosi quando le cose girano. Tanto dopodomani, metti che per caso succede una qualsiasi roba in una prossima partita, risaltano fuori come i funghi, capito? E quindi è inutile. Purtroppo c'è l'estremismo. No, il calcio va, secondo me, come ripeto da ormai ossessivamente, valutato in maniera un attimo più tranquilla, un attimo più attenta e non necessariamente sempre andando agli eccessi. Senti, ma la vittoria del derby secondo te ha cambiato qualcosa psicologicamente tra Milan e Inter? Cioè loro hanno perso qualche certezza e noi ne abbiamo acquisita qualcuna in più? Oppure tu dici no, mancano 13-14 partite, bisogna vedere partita per partita? Comunque partita per partita, perché quella è la mia filosofia, ma fortunatamente è quella del nostro allenatore, che è, quindi sono tranquillo. Poi se non è quella di una parte dei tifosi non mi interessa. Penso che sia la strada giusta, concentrarsi su se stessi e non guardare gli altri. Detto questo, non lo so se il derby ha cambiato psicologicamente gli equilibri. Sicuramente potrebbe cambiarlo il derby di andata e di ritorno in Coppa Italia. Quello potrebbe cambiarlo, al perlomeno il primo, quello del, mi pare, 1 marzo? Sì. Quello, perché è chiaro che nel caso in cui fai un'ottima prestazione, cosa che il Milan non ha fatto per i primi 70 minuti, nonostante il risultato, perché poi certe volte le prestazioni non corrispondono necessariamente ai risultati, però se dovesse in quel caso fare un'ottima prestazione e anche un ottimo risultato, a livello psicologico per loro è chiaro che, avendo già subito il contraccolpo del derby di campionato, potrebbe quello incidere sul morale interno, ma non tanto sul morale, forse sul nervosismo, perché la rivalità è talmente forte in questo momento che è chiaro che comunque, indipendentemente da chi passerà il turno, se vinci un altro derby o comunque te la giochi molto bene, meritando, allora per loro diventa complicato non rendersi conto che, tolti i famosi 4 punti che io ossessivamente ripeterò, sono stati illegittimamente tolti al Milan, che se non sono 4 sono perlomeno 2, e allora oggi staremo parlando di una classifica non avulsa o una classifica provvisoria vista la partita di recupero, ma parleremo di una classifica reale, anche reale per quelli che sono i meriti del campo e non quelli del VAR e degli arbitri. E tu dici, per quello dimostrato fino qui da Milan e Inter, comunque meriteremo qualcosa di più? Ma noi meritiamo quei 4 punti che non abbiamo per due follie reali. Il fuorigioco geografico e gli ultimi 5 minuti di Milan Spezia, che sono che entreranno nella storia come molto simile al gol di Muntari, in una chiave diversa, ma in un'altra casistica, ma è quella roba lì. Cioè quei 4 punti, io te l'ho detto, alla fine del campionato peseranno in maniera determinante. Io spero di no, ma è molto probabile che lo peseranno in maniera determinante, e potrebbe voler dire, mangiarsi le mani per un demerito che non è della squadra.